Degli oltre 18.000 sardi in Toscana, quasi il 70% sono pastori. I primi giungono con le loro greggi verso gli anni 60. Si stabiliscono nelle zone interne delle province di Siena, Pisa, Grosseto, Firenze e Arezzo. Cercano terre e trovano la campagna toscana in abbandono. Stipulano contratti d'affitto, di soccida, e spesso chi in Sardegna è riuscito a vendere casa e terreno, acquista. Sono fondi che i mezzadri toscani hanno lasciato da tempo e che nessuno più vuole, tranne i pastori sardi, da secoli alla ricerca di pascolo. I fabbricati sono sprovvisti di acqua e di luce, a distanze notevoli dai centri abitati. Pure nella penisola, dove, fatto insolito, il pastore interpreta anche la figura del contadino, l'isolamento continua, ma almeno i sacrifici saranno poi ripagati col guadagno. Diverse le ragioni della fuga dalla Sardegna. Noi abbiamo lasciato la Sardegna forse cercando di avere un po' più di fortuna. L'ha avuta questa fortuna? Beh, penso di sì. È lasciata perché non potevamo vivere più, eravamo due fazioni e allora abbiamo dovuto dar banda. Io sono venuto in Toscana. E che cosa ha fatto quando è venuto qui? Sono venuto con un gregge di bestiame, di pecore, c'è poi da garzoni. Per 18 mesi ho vissuto solo. Mia moglie insegnava in Sardegna, mi ha dato il posto, mi ha seguito anche ella. Per lavorare, per cercare di lavorare, per star meglio. Ma qui la terra rende di più? Sì, rende di più, poi c'è anche più posto. Nella storia dell'agricoltura toscana, tra le immigrazioni di rurali provenienti dalle regioni meridionali e insulari, quella sarda è sicuramente la più incisiva. Ora controlla un quarto del patrimonio ovino della Toscana, che è di circa 700.000 capi e dà un contributo di quasi 10 miliardi annui alla produzione lorda vendibile dell'agricoltura di quella regione. Un contributo importante se si considera che il passivo del bilancio agricolo alimentare della Toscana supera i 165 miliardi. Com'era la zona quando siete arrivati voi? Ma più che altro abbandonata, perché i contadini sono scappati dalla campagna della Toscana e siamo arrivati noi e si è acquistato e si lavora nel nostro ambiente, logicamente. Era tutta abbandonata. Loro sono scappati, i contadini, i padroni che hanno fregato i padroni, fattori e sottofattori, erano tutti imbottecati queste aziende grosse. E allora siamo venuti noi e li abbiamo rimessi. Che cosa sarebbe stato della campagna toscana senza i sardi? Ora, il fenomeno non è che sia di entità così rilevante da modificare o comunque aver influito sui connotati dell'intera campagna toscana. Certo è che dove si è verificato, in effetti ha rappresentato un ripristino, una conservazione, una valorizzazione di risorsa che altrimenti sarebbe andata perduta. Dopo il riconoscimento economico non tarda ad arrivare quello politico. Nella proposta al Consiglio regionale della Toscana sul piano agricolo regionale settore zootecnia avanzata è scritto: all'incremento della pastorizia in alcune zone un notevole contributo è stato dato dall'immigrazione di pastori sardi, i quali si sono inseriti con greggi di adeguate dimensioni economiche nelle zone collinari marginali. Dopo la mungitura, il latte dove lo portate? Viene il camion e lo ritira da casa. Ma lo portano ad un caseificio? Sì, alla cooperativa di Caso Leressa. È pagato bene qui il latte? Ma bene, abbastanza. Meglio che in Sardegna? Sì. Quanto guadagna un pastore che ha 400 pecore? Beh, il guadagno dipende. Dipende dall'annate e da come rende il gregge. Ci sono degli anni che rendono di più, degli anni che rendono meno. 50 milioni? I milioni si contano male. Bisogna vederli. Comunque, abbastanza. Lei tornerebbe in Sardegna? Perché no? Ci vado sempre, mi garba. Ci starei. Molto tornare a lavorare, tornare a vivere? Beh, per fare pastore magari no. Conviene più qui? Sì. Mm.
Come tutti i fenomeni legati all'immigrazione, la presenza dei sardi comporta qualche problema. Soprattutto gli inizi sono difficili. I pastori lasciano spesso l'isola da soli, con la compagnia del solo gregge, senza famiglia in una regione che appena conoscono per sentito dire. Il lavoro è duro e richiede un impegno di 16 ore al giorno, dalle 4 del mattino fino alle 8 di sera. Si guadagna bene, ma c'è poco spazio per i sogni, i divertimenti, la vita in comune. Così anche in Toscana la comunità pastorale sarda mantiene intatta la sua forte connotazione di mondo quasi chiuso. Pure le tradizioni, gli usi, la cucina restano sardi, anche se in Sardegna i più si accontentano di andarci per la sagra del paese, poi nuovamente in Toscana. Per il resto, i contatti col mondo dell'isola sono molto rari. Ero 2 anni che non ci andavo e sono andato quest'anno così alla festa e insomma non ho come rapporti, no, pochissimo. Ma leggete qualche giornale sardo, vi arrivano quei giornali? Sì, io non ce l'ho l'abbonamento, ce l'ha il mio amico qui, Salvatore. Io leggo la Nuova Sardegna, ma non mi arriva spesso perché c'è un pochino di trascuranza e non la leggo spesso. Ma io sono abbonato già 3 anni. Comunque lei è informato di tutto quello che succede in Sardegna? Sì, un po' sì. Sa chi è il presidente della regione? Cossiga. Della regione in Sardegna? Ah, non lo so. Ma non le interessa la politica? Ma non mi interessa a me la politica, a me mi interessa più il lavoro. Lei sa che c'è la crisi alla regione adesso? Non mi faccia di queste domande perché io sono in queste cose qui, no, non mi interesso proprio. Come sono i rapporti con i toscani? Dipende. Un po' bene, un po' male. Perché male? C'è qualcuno che non ci può vedere, qualcuno invece... Ma la massa comunque si fanno avvicinare. Ma voi cercate di legare con i toscani, di stare insieme a loro? Dipende dall'individuo. Ci sono quelli che lo vogliono e quelli che non lo vogliono. Con chi lo vuole ci si avvicina, con chi non lo vuole no. Beh, oggi siamo visti bene. Oggi come oggi ci guardano bene, però un primo tempo ci guardavano male. Invece adesso col passare degli anni si affiatta con la gente, si parla del più del meno, ci hanno conosciuto che siamo della brava gente, siamo visti come vera della brava gente. Hai incontrato difficoltà di inserirti in questo ambiente? Ci sono stati problemi? No, almeno, cioè, io personalmente non ho trovato alcun problema, anzi, ho trovato delle persone abbastanza cordiali, quindi no. Certi problemi più che altro ce li creiamo noi, perché forse vogliamo instaurare dei rapporti, cioè, riportare delle tradizioni che sono in Sardegna, ma sono molto diverse da quelle... Tu un lavoro ce l'hai qui? Ma ora come ora non ce l'ho perché sono disoccupata, appunto in attesa di un lavoro. Finora però ho lavorato, prima lavoravo saltuariamente con questa legge giovanile 3 mesi, poi possedevo una lavanderia che ora invece ho venduto. Sentite, qualcuno vi rimprovera per questo accento toscano che avete? Sì, qualcuno ci nota e dice voi siete direttamente toscani, ma... Invece voi come vi sentite, sardi o toscani? Noi... Si ama sempre la madre dove siamo nati, però ci siamo ambientati in Toscana e ci abbiamo più... Tra i vostri amici ci sono anche dei giovani toscani? Sì, sì, senz'altro. Cioè, toscani più che altro. E poi i rapporti come sono con loro? No, ottimi. Io mi sento un toscano come loro praticamente, non è che ci sia nessuna differenza tra me e loro, insomma. Come rapporti, sono rapporti ottimi, solo che...
rapporti con gli amici, ma insomma la gente strana quando sanno insomma che siamo sardi una cosa e l'altra, c'è sempre qualche... Ci sono stati dei problemi di convivenza tra sardi e ascenesi? Ma questo non credo. Il problema della convivenza è stato risolto subito perché non vi sono stati preconcetti da parte nostra, specialmente come cittadini locali, e anche da parte degli emigrati sardi, praticamente, secondo me, hanno trovato anche un posto dove praticamente si sono trovati a suo agio. Sono, oltre ai pastori in Toscana, ci sono anche molti impiegati, ad esempio a Prato, nel settore tessile. È gente in genere rispettata e che si fa rispettare. Con la popolazione toscana i rapporti sembrano ottimi, almeno per quanto ho avuto possibilità di verificare. L'integrazione in Toscana è difficile, perlomeno per i primi anni, dell'immigrato, perché la terra possiede una civiltà estremamente complessa e molto recente, che produce in coloro che la vivono, cioè nei toscani stessi, un'integrazione molto grossa tra loro. Ne risulta una difficoltà notevole di inserimento per chiunque, non è solo una questione di sardi. I toscani si aprono poi in genere agli altri quando gli altri propongono qualche cosa. È difficile che un toscano o un fiorentino in particolare, ma in genere i toscani si aprono senza un motivo. Cioè sono molto legati tra loro, pertanto chi è di fuori è straniero. Se però chi viene propone qualche cosa, cioè si apre in qualche modo, ma non banalmente, l'apertura mi sembra che sia abbastanza facile. Io l'ho visto in me, l'ho visto con la mia famiglia, l'ho visto anche con i sardi che conosco qua in Toscana. Pertanto non c'è da preoccuparsi, direi, per questo. I sardi in Toscana ci stanno bene. La loro condizione materiale è decisamente cambiata in meglio. Anche il reddito è aumentato. Apparentemente si può dire che esista una sorta di benessere per la maggior parte dei sardi che hanno lasciato l'isola e svolgono attività nel settore della pastorizia. Anche nei rapporti con i toscani quasi mai vi sono problemi di convivenza, nonostante gli immigrati facciano poco per aprirsi. È però vero che all'inizio i sardi vengono visti con distacco perché occupano terre che un tempo erano dei mezzadri. Quando comunque si completano i nuclei familiari e i figli degli immigrati crescono, l'integrazione diventa più facile. I più giovani, se hanno problemi sul piano economico, raramente ne hanno su quello sociale. Frequentano amici toscani e con i genitori il dialogo inizia a svolgersi in italiano, anche se il sardo resterà la lingua ufficiale tra i più anziani. Poi i primi matrimoni tra sardi e toscani. Raramente però un pastore che vive nelle cascine distante dai centri abitati sposa una donna toscana. Preferibilmente va a cercare moglie nel suo ambiente e se l'incontro non avviene in Toscana tra nuclei di immigrati, allora per il matrimonio si ritorna in Sardegna. La donna sarda, figlia di pastori, sa cosa significa vivere con i pastori. Cambia qualcosa nel lavoro della moglie del pastore che abita in Sardegna rispetto alla moglie del pastore che abita in Toscana? Ma assolutamente penso di no, che la storia è sempre quella. Ma lei tornerebbe in Sardegna? Avendo la possibilità di vivere come si vive qua, sì. Certamente. Qua si vive bene? Lavorando, sì. Quali sono le soddisfazioni di questa vita? E quali sono? Quella di qualunque sposa, di qualunque moglie. Che pure posso dire io, niente altro. Le soddisfazioni che sono dappertutto ci sono qua. Non trovo differenza da Sardegna in qua, da qua in Sardegna. Soltanto nel modo in cui vive il marito, che lavora con soddisfazione, ecco. Perché lì, specialmente nella nostra zona, sono zone aride. E allora il bestiame non è che ci vive tanto bene. A noi ci interessa il bestiame quanto noi, perché da lì ci vive. Rinunce incomprensibili per chi ignora cultura e tradizioni sarde. Sacrifici, lavoro, anche soddisfazioni. La vita della maggior parte dei sardi in Toscana, dei pastori, trascorre senza grossi sussulti, racchiusa in poche e immutabili parole, che quasi sempre sono regole di comportamento.